La fidermania ha conquistato il cuore e la mente di molti pescatori, che spesso impazziscono per far abboccare i pesci più smaliziati. Luigi Parenti ci insegnerà a scegliere l'amo giusto per ogni situazione e a legarlo correttamente sui suoi rig più avanzati. Per la tecnica del feeder fishing, Gamakatsu propone un vastissimo assortimento di ami che ci consentono di utilizzare l'intero panorama di esche disponibili, siano esse naturali che artificiali. Per eseguire inneschi perfetti, ottenendo il meglio dalle esche e dagli ami, dobbiamo dotarci di alcuni semplici accessori, il cui costo è molto contenuto, ma la cui importanza è notevole. La pinzetta è un accessorio del settore cosmetico, alla quale sono state semplicemente ricoperte le punte con dei tubetti di gomma. Essi servono a proteggere la legatura dell'amo quando la si impugna saldamente mentre si innescano le esche vive. Gli aghi sono dei piccoli uncini che servono a trascinare le asole degli air rig attraverso le esche inerti come il mais, i pellet e le boilies. Il bait drill è un minuscolo trapano che serve per perforare le esche più dure come alcuni tipi di boilies allo scopo di innescarle. Il bigattino è senz'altro l'esca universale del feeder fishing e questo vale anche per le applicazioni nella pesca in mare. Scegliamo sempre i bigattini freschissimi che si riconoscono per la macchia scura sul dorso. I bigattini freschi sono più morbidi di quelli normali ed emettono un più forte aroma di ammoniaca che è molto gradito dai pesci. Impariamo a preparare i bigattini galleggianti che sono importantissimi per bilanciare l'innesco rendendolo più efficace. In acqua ferma essi rallentano la caduta dell'esca verso il fondo, a volte regalandoci una boccata al volo. L'amo universale per il bigattino è caratterizzato da un gambo lungo e da una curva tonda piuttosto ampia che permette di realizzare un innesco multiplo. La forma di questi ami è quella del 6315, il capostipite della famiglia, che è seguito dalle versioni speciali 631F in acciaio a 1 hard e 731N caratterizzato dalla paletta V-Head. Come avete visto, l'impiego della pinzetta innalza l'efficacia dell'amo, sicché l'esca completa, l'innesco completo è molto più vitale. I bigattini morti interessano tutti i pesci, che li attaccano con grande fiducia. La loro estrema morbidezza evita quel deleterio effetto schermo che limiterebbe la capacità ferrante dell'amo. Dato che i bigattini morti sono assolutamente inerti, non possiamo temere che essi abbandonino l'amo durante le lunghe attese. Per questo, per i bigattini morti diamo nettamente la preferenza agli ami senza ardiglione. Questi sono gli ami Gamakatsu senza ardiglione perfetti per il bigattino morto. Il 2260BB con curva angolata, il 2270BB con curva tonda, il 7010B prodotto in acciaio super rapido che è quello delle migliori punte per trapani. Con gli ami senza ardiglione l'innesco è veramente un'operazione semplice. Basta comprimere leggermente il bigattino sfruttando la fermezza data dalla pinzetta
e la punta dell'amo penetra esattamente sotto pelle senza rovinare l'esca. Prima di utilizzare il mais a pesca, vi consiglio di ammorbidirlo passandolo nel freezer. Ogni congelamento e scongelamento migliora il risultato. Io identifico ogni ciclo con una X eseguita a pennarello sul coperchio del barattolo ed è chiaro che questo barattolo, avendo subito 3 cicli, contiene dei chicchi morbidissimi. L'innesco del mais nel feeder fishing ci può portare all'incontro con pesci importanti, le carpe soprattutto. Diamo quindi la preferenza ad ami da una certa struttura, come il serie 17 G-Point con punta ad artiglio, ardiglione e occhiello, e lo Specialist Barbless prodotto in acciaio A1 Hard che ha una durata notevolmente superiore. Per legare l'amo 17 G-Point, che è dotato di occhiello, vi consiglio di formare un'asola lunga 1 cm, 1,5 cm, che offre grande mobilità all'amo e di conseguenza all'innesco, elevando la capacità ferrante dell'amo. Per eseguire l'asola passiamo il filo nell'occhiello, lo doppiamo e facciamo un nodo a 8 in questa maniera. La lunghezza dell'asola può essere regolata con una punta per ottenere una lunghezza di 1 cm o 1,5 cm. Tagliamo poi l'eccedenza di filo e abbiamo ottenuto l'asola, nella quale l'amo è libero di scorrere e ruotare liberamente. L'innesco si esegue con un ago fine, si attraversa il chicco, si va a prendere la curva dell'amo, si trascina il chicco sull'amo, si ruota l'amo di 90 gradi e lo si libera dall'ago. Così è pronto. Per l'innesco dell'ombrico vi consiglio queste due serie Gamakatsu. Il 6314B, un amo caratterizzato da una curva al gomito e una particolare punta ad artiglio, e il serie 4 G-Point, che è un amo circle hook, cioè ha una punta che curva a 90 gradi verso il gambo, garantendo una tenuta eccezionale sia dell'innesco che del pesce nel corso del combattimento. Il lombrico è una delle esche più antiche nella pesca sportiva. La sua grande vitalità gli consente di abbandonare l'amo quando noi aspettiamo a lungo nella pesca feeder, per cui diamo la preferenza agli ami con ardiglione ed eventualmente teniamolo bloccato abbinandolo ad un bigattino o ad un caster. L'innesco dell'ombrico può essere singolo o multiplo. Vediamo sull'amo serie 4 G-Point il passaggio per la testa e il successivo bloccaggio con un bigattino. Questo impedirà al verme di abbandonare l'amo. Un classico innesco multiplo, che io chiamo medusa, prevede il passaggio dell'amo al centro del corpo del verme. In questa maniera si ottiene un innesco che è poco aerodinamico, quindi non si presta alla pesca a grandissima distanza, ma è molto efficace quando il pesce è svogliato, perché la mobilità di una coppia o di un terzetto di lombrichi è notevole. Il pellet è l'ultima nata fra le esche da feeder fishing e si caratterizza per la sua estrema selettività nei confronti di pesci importanti come carpe o barbie. Il mercato ci propone una vastissima scelta in termini di colori, di aromatizzazioni e di consistenza, perché abbiamo soluzioni morbide e soluzioni secche che ci permettono di comporre inneschi molto interessanti. Gli ami ideali per l'innesco del pellet sono necessariamente robusti, perché i pesci sono barbie o carpe e quindi la loro forza va tenuta in considerazione. Le serie che vi propongo sono la 17 G-Point con occhiello e la 13 G-Point a paletta. Per il corretto innesco del pellet si consiglia di realizzare la montatura R-Rig.
Al termine del terminale intrecciato abbiamo realizzato una piccola asola che andiamo ad affiancare al gambo dell'amo. In questo modo. Passiamo il trecciato nell'occhiello dell'amo e poi torniamo ad avvolgere sul gambo dell'amo stesso per 4-5 giri. Ritornando a passare nell'occhiello con l'estremità del terminale. Questo è un nodo particolare che mantiene un elevatissimo carico di rottura perché in pratica non comporta la strozzatura delle spire sotto carico. Utilizzando l'ago prepariamo due pellet inseriti sul lago. In questo caso sono di colore diverso, giusto per realizzare un contrasto cromatico. Con la punta del lago, con l'uncino, andiamo a prendere l'asola dell'air rig, facciamo scorrere i due pellet sull'air rig, togliamo l'ago e inseriamo uno stop. Questo è un apposito fermo che impedirà ai pellet di scivolare fuori durante il lancio. Eccolo. L'efficacia di questo innesco è data dal fatto che l'amo è totalmente libero di lavorare, non è coperto dalle esche. Assolutamente micidiale. La grande efficacia di questo tipo di innesco è determinata da due elementi. Uno, l'estrema mobilità delle due esche che possono essere aspirate dal pesce senza avvertire resistenza. Il secondo è la grande libertà di azione dell'amo che non è coperto. In alternativa al classico air rig possiamo sostituire l'asola con un'apposita banda in silicone. Vediamo ora un'alternativa di innesco del pellet. Anziché utilizzare l'amo 17 G-Point che è dotato di occhiello e quindi si presta per l'utilizzo dell'air rig, utilizziamo il serie 13 G-Point, che è un amo tradizionale a paletta. Abbiamo la possibilità di innescare il pellet al di fuori della curva dell'amo utilizzando queste specifiche bite band. In questo modo abbiamo convertito rapidamente una montatura da bigattino o da lombrico in una da pellet. Velocissimo il sistema e altrettanto efficace. Le boilies sono esche estremamente interessanti per le loro varianti in colore, aroma e dimensione. Esse marcano il confine fra il feeder fishing e il carp fishing e sono destinate ad interessare pesci di mole importante. Nel feeder fishing ovviamente utilizzeremo delle boilie di piccolo diametro e per queste vi consiglio l'innesco su air rig montando l'amo serie 17 G-Point ad occhiello. Per innescare le mini boilies sull'air rig utilizzeremo il classico ago nel caso di boilies di media consistenza oppure il trapano per perforare quelle più dure. Con l'uncino dell'ago catturiamo l'asola dell'air rig e facciamo scorrere le due mini boilies sul bracciolo. Per ultimo inseriamo lo stopper che impedisce la perdita delle esche. Ed ecco il risultato finale. Doppia boilie, contrasto di colore, grande libertà di movimento e soprattutto grande libertà di azione dell'amo 13 G-Point che è completamente libero.